Dopo una contrattazione breve e proficua, ora manca solo l'ufficialità per l'insediamento di Roy Hodgson sulla panchina dell'Inghilterra. L'ex allenatore dell'Inter prenderà il posto di Fabio Capello, che aveva lasciato l'incarico polemicamente lo scorso febbraio, dopo aver perso il braccio di ferro sull'affair Terry e la sua degna o meno fascia di capitano della nazionale. Sembrano dunque tramontare le crepuscolari speranze del tecnico del Tottenham, Harry Redknapp. Hodgson vanta già un'ampia esperienza internazionale, avendo già allenato Svizzera, Emirati Arabi Uniti e Finlandia, ma avrà appena 6 settimane per mettere a punto una nazionale ambiziosa prima dell'europeo.